Eh già, signori, si apre così la puntata. Si apre con il mio caro re che muore di stronzaggine. Non lo voglio neanche vedere, per quanto è stato inutile questo personaggio. Giuro, l'odio che ho nei suoi confronti di inutilità. È riuscito a non fare nulla. Lascia in mano suo figlio, che sarà stronzo quanto lui, probabilmente. Però il regno è ancora tutto in piedi, nel senso che abbiamo ancora tutto quello che. Tutto quello che ci interessa. Quest'uomo qua, alla fine dei conti, non sta andando malissimo, in tal senso. Andiamo per scholarship, che impariamo qualcosa. Questo uomo qua vivrà a lungo, probabilmente, anche se non uno dei migliori Vikings del regno. Abbiamo anche dei vassalli decenti, possiamo dire. Possiamo dire che facciamo silenzio, che è meglio. Ah, rassegniamo lei. Lei 24. Quindi chi devo mettere? Un imbecille a fare quel lavoro lì. Dobbiamo mettere un imbecille. Mettiamo lui. O no? Beh, cosa dico? Lei 16. Non il massimo, non il massimo sicuramente. Però siamo giovani e abbiamo dei figli da educare. Tra l'altro, io vorrei che questo fosse il mio successore, quindi tu probabilmente farai una brutta fine, lo dico. Anzi, vediamo subito. Ah, lui viene improntato anche al battaglieggiare. Quindi diamoglielo, proviamo a darglielo in mano a un battaglieggiatore. A lui, vai, educherò te, quello lì. E mia figlia, anche lei è molto intelligente. Chi è che gliela possiamo fare educheggiare? Nessuno. Su questo, a parte me, nessuno, quindi la educo io, dai. E niente, abbiamo ancora la tristezza, sempre più triste, del numero di soldati, che ovviamente non c'è da aumentare, anzi, siamo sempre messi peggio. Io non ho idea di come fare, probabilmente mi toccherà raidare un pochino adesso per sistemare queste cose. Cosa ci volete? Volete che vi dica? Questo è quello che ci passa il convento per ora. E quindi accettiamolo. Partiamo così. Le navi lunghe, in molti modi, sono state il cuore del potere del re. Senza accesso al mare, cosa siamo se non lupi intrappolati, impossibilitati a girare e dare la caccia? E quindi, non con poco allarme, che la mia ultima ispezione delle nostre navi. Sì, sono fatte di merda, quindi bisogna sistemare. Beh, non si spende molto lì. For the best now. Questo qua. Vabbè, normale, dai, paghiamo 30 e fino alla fine l'Excellent Longship già non pago niente per imbarcare. Sarebbe meglio se non avessi l'altro buff, quindi così. Sistemiamo le navi. La prima cosa che fa il mio re quando arriva è prendere e sistemare le navi, perché bisogna far così. E adesso bisogna anche farsi amici un po' di persone qua, svegliare. Baciare un po' di sederi, questa è la via che ci tocca. Vediamo se questo re riuscirà a mettere assieme un'armata degna di questo nome o se perirà nel tentativo. L'altra volta giocare in un regno a quell'ora qua, diciamo, ma anche un po' prima, avevo già conquistato tutta la Britannia tranquillamente, senza troppi problemi. Adesso sono qua che ho menate. Allora, io non so che cazzo sta imputtanando la Reinforce Levy dei miei soldati, ma quello che so è che adesso quando con lui arrivo a All body, io prendo e giro su Architect per arrivare a Levy Reinforcement Rate più 100% e vediamo come va a finire così, perché non è vivibile. Quindi cerchiamo di affrontare questo gameplay con un po' più di apertura mentale, un po' più di voglia di vivere. Questa signora qua c'ha 50 anni, io la metto su e questa mi crepa. Sicuro. Come. Vabbè, dai.
Mettiamo sulla tizia, fine. Bene, sono il nuovo Dynasty. Sto ceppa. Che è che mi sta raidando? Hai rotto le palle. Ok, facciamo una vecchia raidata, vecchio stile del Kingdom of Alba. Visto che Kingdom of Alba non capisce mai quando è il momento di piantarla, di scassare... Alza tutti qua, scassare la minchia. Ah, bene così. Sufficienti. Ah, ipoteticamente io adesso vado lì. Mio fratello è tornato a casa, che cazzo è? Ipoteticamente ti spacco la faccia. Il principe Ragnar mi ha chiesto... Sewing kit, cioè gli piace cucire, eh? Oh mio Dio, mio figlio bravo, è contento. Sì, lui fa... A me non frega niente, va tutto bene. Ah, guardateli, vogliono... Madonna! Uomini. Vediamo il generale. Che generale ha la mia armata? Il mio maresciallo è campione. Io... Dio santo, torna indietro. Arrivo, amore. Vogliamo giocare? Giochiamo? Se insegniamo a questi scozzesi cosa vuol dire rompere i coglioni a me. Oh! Mi sono preso anche 94 monete da questa cosa qua. Perfetto, guarda. Perfetto. Non volevo mica raidare con tutti questi soldati qua. Io mi bastava raidare... con 4.000 e metterti al tuo posto. Ma no, lui deve fare lo stronzo. Va bene. È un mio piacere. Tra l'altro, non è che io stia raidando direttamente, vero? No, sono dentro anch'io a raidare. E guardate un po' sti scozzesi. Loro vengono, raidano e poi pretendono che... Tipo fanno i bulli, tirano sull'armata. Eh beh, noi ci difendiamo. Che mi rompe le palle. Basima. Ah, è stata uccisa da Trincalinca qua. Ready Bolly Mavis. Ah, ok, ho ucciso questa. E poi ho ammazzato pure questa. Perché così imparano a stare in mezzo ai coglioni. Sono rabbioso, sì, schiumo dalla rabbia. In effetti è un po' vero, eh. Ti sento la capitale, gli raido. Puttana Eva, gli porto via tutto. È stata una bellissima festa. Ho ammazzato due persone. Stone of Glass. Continuiamo così, vai. Sempre più soldi che se ne vanno. Perché ovviamente... Io vado avanti a raidare, faccio un po' lei. Questo crimine non può andare impunito, fratello. Che fate lì voi? Sta succedendo? Non ho ben capito, ma me ne batto le palle e vado avanti a raidare. Ecco, 23, perché andare su... Perché andare giù in Italia quando posso rompere le palle a loro qua? Ah, ha tirato su di nuovo il raiding party. Sono imbecille. Ah, ma io vado avanti qui senza problemi. Mio figlio è diventato grande. Perfetto. Qualcuno vuole indietro il bambino. Se lo ridò. Pagando, ovviamente. Dov'è che è andato a finire quello là? Ah, non lo so io, ma adesso gli do un'altra bella manata. La tesoreria.
Poi possiamo ritornare a casa. Il mio principe è scappato, principe, oh, mio fratello, praticamente, quel cazzo che è mio cugino, non so, pace amen. In verità era per puro, come si dice, era una pura pratica tecnico-tattica quella che lo teneva prigioniero. Mica l'avevo notata sta cosa qua. Adesso è una bella guerra questa. Allora, siamo messi come il porco. Siamo messi veramente come il porco. Il Kingdom of Alba che se ne vuole approfittare di tutta sta faccenda qua. La mia spia c'era dentro. Fino al collo. Nessuna di queste persone qua vuole un posto del consiglio, quindi non so se dovrei fidarmi. Questa persona qua non dovrei fidarmi, punto e stop. Però mia zia. Forse riusciamo a. No, non riusciamo a. Per ora mettiamoci lui. Non pensavo sarebbe andata così. Devo tornare quindi a casa mia e fare quello che devo fare. Come la mettiamo, signori, qua con tutta questa faccenda? Come la mettiamo? La mettiamo che devo tirare su i mercenari. I mercenari che combattono qua in alto li pagherò 500. 400, 300, 1500 uomini. Questi. Davvero questo è il posto in cui volevi farli scendere? Chi è a capo di questa fazione di testa di cazzo? Nice. Ok. Poi vengono a prendere il giro a me. Probabilmente le prenderanno. Però mi indeboliscono abbastanza. Guardate che stronzo che è lì. Se lo fa apposta, lo sa di perdere. Viene comunque a rompermi le palle così perdo altri soldati. Non ci sto io. Buono, ha perso. Ci ho detto qualcosa almeno. Tanta moneta. Andiamo a mettere giù, poi assediamo subito quell'isola là. Vediamo, cerchiamo di chiuderla velocemente. Anche perché ci ho speso un sacco di soldi per sta cosa qua. Che dovrebbero rientrare un pochino, ok. Ecco, esatto. Basta guerreggiare, andate a conquistare. Poi questi qui sono sempre rivoltosi, la maggior parte di chi si rivolta di me è la nord, non qua a sud, però anche qua a sud c'hanno i loro cazzi. Addirittura diserzione? Madonna mia. Addirittura. Là in alto. È una bella rottura di palle. Iniziamo dalle basi. Prendiamo qua. Che gran rottura di coglioni. No, che consultiamo un altro coso, così esatto. Ho una voglia di passare dall'altra parte per prendere il levy reinforcement, che non ne avete un'idea di quanto mi piacerebbe farlo. Mi piace perché si continua a rompere il cazzo, eh. Diciamo in giro quello che succede e fine. Mio figlio. Figlio, puoi andare nella ranghia? No, perché sei un stronzo. È proprio inutile, figliolo mio, eh. Te lo devo dire. È proprio inutilino. Fai quel cazzo che vuoi, non mi interessa a questo punto.
Levi Volunteer. Mi si è cancellato il messaggio, peccato. Giusto perché sto sveiando sto tizio. A lui piace Diplomatic Matter. Però a questo punto dovrei controllare la mia seconda Claimant Faction e cercare... È lui che sto sveiando, sì. Allora andiamo avanti così. Perfetto. Ragazzi, giuro, mi sta venendo un'ansia. Va bene, stiamo tutti più calmi, Cristo. Dov'è il loro esercito? Puttana Eva, dov'è che stanno rompendo le palle? Si stanno focalizzando a qualche... Eca puttana, quanti sono? Vabbè, anche io ho un buon numero. Un buon numero di uomini. Devo solo farli staccare, perché sennò qua siamo nella merda. Lui se ne sta andando da là perché lui vuole venire a prendermi il giro da qualche parte. Probabilmente è già partito in nave. Dovete andare a nord voi. La vedo... Porca puttana, mi stai prendendo in giro? La vedo veramente di merda questa. Devo pensarci un attimo. Sta succedendo una roba che sapevo sarebbe successa, ma non pensavo così velocemente. Porca puttana. Lo devo fare. Ci salto dentro. Mi hanno preso. Qua è finita, Gnari. Oddio mio, oddio mio. È massacro. Non so come. No, non so come abbiamo vinto. No, non ho la minima idea di come cazzo abbiamo fatto a vincere quella roba qua. E abbiamo perso poco e niente. Quante cose abbiamo? 50. Potrei pressarli, andargli dietro e tentare di finirli. Visto come abbiamo vinto, è l'unica. Gli stiamo addosso. Stanno splittando, non so come però. Beh, noi andiamo a nord. Spero che il nord sia la parte grossa. No. Era a sud la parte grossa. Cazzarola, sono splittati di merda. Dai, 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 dai che li prendiamo. Porca puttana, hanno fatto la puttanata. Vai, 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 vai. Non li prendo tutti, ma una parte sì, eh. Oh. Bene, 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 bene. Perfetto, così posso anche fare replenishment dei cosi. Perfetto, perfetto. Arrivano degli altri. Dei rider del cazzo che proprio non me ne frega niente. Qua abbiamo un vantaggio enorme che difendiamo a casa. Cercano di bloccarci da dietro. Eliminati. Dai, 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 dai. No. Diamo lo scontro. Ah, in tutte le maniere stanno mandando lì disperazione. Ok, uno è fuori dai coglioni. Abbiamo guadagnato 59, 29. In verità questo talento qua della guerra è buono. Bene. Quindi lui è fuori dalle palle, il loro generale principale. Io penso di andare su a nord, a
in Islanda. Task Finished, intanto quell'altro. Grandissimo, Task Finished. Vai a cambiargli... Ma adesso siamo un po' in guerra, mi sembra un po' una cagata andare a cambiargli le cose. Però... Non ci avrei mai creduto, io non so come abbiamo fatto a vincere quella battaglia lì. È stata una roba impressionante. Oh, recuperiamo provviste. E poi salgo, però io non ho soldati comunque. Cioè, io sono fucked. Perché prima o poi arriveranno anche loro qua a prendermi il giro. 1200 uomini. Svegliamo, continuiamo a svegliare come i maiali. Allora. Eh no, non ha senso, devo rimanere in questo posto qua per recuperare provviste. Recupero provviste e dove vado? Dove vado? Potrei andare qua, che è abbastanza vicino, per imparare fuori lui, ma io... Chi è il prossimo capitano? Chi è che comanda? Ah. Però le stai prendendo. Le stai prendendo da me e dalla... Perché sei un coglione. Se no vado là sopra in Islanda. Ho deciso si va qua sopra che è quello più vicino per ora. E con la... Con i soldi splittati che così riusciamo a recuperare anche... Cioè non consumiamo tutte quelle cazzo di cose. Non me l'aspettavo sta rivolta qua. Questa è una puntata che sarà dedicata a questa... Alla big rivolta del 60. O del 59 per quando scoppiassimo, siamo ad agosto. Dobbiamo andare per forza là in alto a mettere i piedi in testa a questi qua. Anche se a me piacerebbe chiuderla lì sotto anche. Mi hanno risparmiato la fatica. Non credo arriverà altra gente qua, quindi facciamo così. Facciamo che voi state tutti qua tranne... A me servono solo questi. E se se ne va, quell'altro me lo mette in quel posto. Quindi o rinnovo. No, non rinnovo niente io. Quanti uomini perdo da quelli che ho? Gli 800. Che sono quelli con quell'icona lì. Quindi qui non ce ne... Sì, qui ce ne sono, ne perdo 200, 300, 400... Ok, sono tutti qua, sono quelli che stanno assediando qua praticamente. Che a me va bene perché vuol dire che ancora 3000 uomini mi rimarranno per tutta questa faccenda qua. Va bene, ci sta. A me, che continuano a scappare di prigione, mi dà il cazzo. Sai cosa? No, dai, quanto ci vorrà? Ce la posso fare. Buono, torniamo fast qua. Cos'è che non capisci di cliccare qua? Guarda che roba. Dio. Devo riuscire a chiudere sta guerra. Scappare non scappi. Dai, chiudila. 91%. Ok, 67% che riesco a... Ci provo. Ok, questo qua vuol dire che la... Tizio, questo è stato svegliato di veramente tanto. Io sto continuando a guerreggiare qui, ma non... La vedo dura. 91, 92, secondo me non tengono botta così tanto. Cerco di andare a pigliare i rimasugli, magari c'è uno dei generali lì in mezzo. Infatti qua vedo qualcosa di grosso. 93. Qua prendiamola prima che scadano, ti prego. È scaduto. Fuck off. Non c'è modo qua di fixare questa situation.
Ma zero proprio. I mercenari, gli Jomsvike sono diventati tantissimi. Vediamo se riusciamo a chiuderla al volo. Oh, con la forza e la disperazione, facendo... Bastardi. Facendo tutto quello... Oddio mio, addirittura. Ok, è finita. Li arresto, quei bastardi, tutti. Enforce demand, suite B. Arrestati. Basta. Finalmente. La grande rivolta è stata sistemata. E con quel matrimonio la tizia qua non dovrebbe più avere possibilità di attaccarmi, tecnicamente. Non so perché non è ancora arrestato. Dio santo, quanto sono nella merda! Signori, di male in peggio ogni singolo giorno che passa. E anche per oggi finisce qui. Però non so. Non credo riuscirò a portare a buon fine questo gameplay. Non credo proprio. È Cursed. Intanto l'impero bizantino si rafforza sempre di più. Noi invece succhiamo sempre di più. In una maniera strana, tra l'altro. Quindi per ora è finita. Quello che potevamo fare l'abbiamo fatto. Siamo ridotti a un cumulo di macerie senza. Guardate, tutti i vassalli. Vabbè, questo qua lo ransomizzo per il semplice fatto che almeno mi rientrano un po' di soldi. Anche lei. No, lei aspetto. Finisce così la puntata. Dopo aver buttato giù questa enorme rivolta. Per ora Ofeigr potrà dormire sonni non troppo tranquilli, ma sicuramente un po' più tranquilli. Ma il nemico sarà pronto dietro l'angolo ad attaccarci di nuovo.